Una preghiera per il martoriato popolo ucraino è stata rivolta dal pontefice al termine della consueta udienza generale del mercoledì. Prima visita pastorale di Monsignor Seccia alla chiesa di Lecce. Il prossimo 26 febbraio l'arcivescovo presiderà la celebrazione eucaristica in cattedrale. Borsa internazionale del turismo a Milano, ieri l'ultima giornata dei lavori con la Puglia ancora al centro dell'attenzione con una serie di appuntamenti ed eventi. Il Cammino della Memoria, l'iniziativa culturale dell'Ufficio Scolastico Regionale della Puglia, la Brigata Pinerolo, rivolta agli studenti delle scuole pugliesi. Come ogni mercoledì, appuntamento con la rubrica 120 secondi di fede, arte e cultura, l'approfondimento di Teledeon sui tesori delle diocesi pugliesi. Bentrovati a questo nuovo appuntamento con l'informazione di Teledeon. Come avete sentito dai titoli, Papa Francesco, nel corso dell'udienza generale del mercoledì, ha voluto ricordare ancora una volta le sofferenze del popolo ucraino che sta vivendo l'angoscia della guerra. Particolare saluto i padri Stimattini e le piccole suore della Divina che celebrano i rispettivi capitoli generali. Vi incoraggio ad essere ovunque missionari di unità, fondando la vita e l'apostolato sulla parola di Dio. Il mio pensiero va, infine, come di consueto, ai giovani, ai malati, agli anziani e agli sposi novelli, che sono tanti. Ispirandomi ai santi Cirillo e Metodio, apostoli delle Slavi e compatroni d'Europa, dei quali ieri abbiamo celebrato la festa liturgica, vi invito a testimoniare ogni giorno il Vangelo, diffondendo attorno a voi il profumo della carità di Cristo che conquista i cuori al bene. E fratelli e sorelle, non dimentichiamo la cara e martoriata popolazione ucraina. Pregando affinché possano finire presto le sue crudeli sofferenze. E veniamo in Puglia. La chiesa di Lecce è pronta ad ospitare la prima visita pastorale dell'arcivescovo Monsignor Michele Seccia, che sarà all'insegna della sinodalità. L'evento diocesano avrà la durata di 2 anni. Il prossimo 26 febbraio lo stesso Monsignor Seccia presiderà la celebrazione eucaristica nella Cattedrale di Lecce, che sarà trasmessa in diretta su Teledeon. Ascoltiamo questa scheda. La prima visita pastorale dell'arcivescovo Michele Seccia alla chiesa di Lecce si svolgerà nel segno della sinodalità, il desiderio che il pastore della chiesa salentina aveva già espresso prima della pandemia. Dopo quasi 3 anni di stop forzato, il prossimo 26 febbraio, prima domenica di Quaresima, alle ore 19:30, Monsignor Seccia presiederà in cattedrale la solenne celebrazione eucaristica di apertura della visita pastorale 2023-2025. Durante la celebrazione, il vescovo consegnerà 4 lampade ai 4 vicari foranei che accompagneranno e illumineranno i passi del cammino del pastore lungo le strade delle 4 vicarie della diocesi, Lecce, Monteroni, Squinzano e Vernole. Al termine della celebrazione, i giovani del coro diocesano canteranno l'inno della visita pastorale. Dopo il 26 febbraio in cattedrale si partirà il 3 marzo con la vicaria di Vernole. Ad ottobre sarà la volta della vicaria di Monteroni, da marzo 2024 nella vicaria di Squinzano e dal 6 novembre 2024 al 29 giugno 2025 nella vicaria di Lecce. Nel periodo estivo la visita pastorale avrà luogo nelle marine corrispondenti alla vicaria interessata. In ogni comune e frazione della diocesi che l'arcivescovo visiterà sarà lasciato in dono un ulivo che sarà piantato in segno di unità, pace, speranza e presenza del Christos, l'unto dal Padre, il Cristo Buon Pastore. La celebrazione eucaristica del 26 febbraio sarà trasmessa in diretta su Teledeon sul canale 19 del Digitale Terrestre in Puglia e Basilicata, canale 86 in Calabria e canale 186 in Campania e sulla pagina Facebook di Porta Lecce.
La cronaca, aggiornamento Covid, diamo uno sguardo agli ultimi dati aggiornati diffusi dal bollettino epidemiologico della Regione Puglia. Nelle ultime 24 ore in Puglia sono stati effettuati 4.466 test giornalieri per l'infezione da Covid-19 e sono stati registrati 181 nuovi casi positivi, sono stati accertati anche 2 decessi. I casi attualmente positivi sono 8.256, mentre 141 sono le persone ricoverate in area non critica e 5 quelle in terapia intensiva. Dall'inizio dell'emergenza sono 9.611 in totale le persone decedute in Puglia. Una ricerca dell'Istituto De Bellis di Castellana Grotte punta sulle arance per capire se possono aiutare la cura del fegato grasso. Il servizio. È una delle patologie dovute a stili di vita frenetici che spesso comportano un'alimentazione scorretta o squilibrata. È la steatosi epatica, ovvero un accumulo eccessivo di grasso all'interno delle cellule del fegato. Non c'è una cura specifica, ma i ricercatori dell'Istituto Nazionale di Gastroenterologia De Bellis di Castellana Grotte hanno messo a punto uno studio sperimentale basato sulle arance che possono aiutare a convivere con la malattia o addirittura a curarla. Nella ricerca sono coinvolti 60 pazienti di età compresa tra i 30 e i 65 anni che hanno anche un'alterazione del metabolismo glucidico e lipidico e che dovranno assumere 4 arance al giorno per 28 giorni. L'impiego dell'arancia si giustifica perché è un alimento ed un componente della dieta mediterranea particolarmente ricco di polifenoli che sono degli antinfiammatori naturali. Ecco che quindi arricchire la dieta per un certo periodo di tempo con delle arance ha lo scopo di andare poi a valutare gli effetti di questi polifenoli su una serie di parametri sia biochimici e sia epatici. È ovvio che va poi, questo rappresenta una tappa in un programma molto più ampio di studi nei quali l'Istituto Nazionale di Gastroenterologia del De Bellis si è appunto coinvolto per cercare di trovare un rimedio attualmente inesistente a questa patologia così diffusa. La ricerca è alle prime battute e se i dati convinceranno, allora si passerà alle fasi successive. I dati preliminari dicono che un componente particolare delle arance è quello che dovrebbe avere un ruolo nel condizionare il metabolismo e nel migliorare il metabolismo a livello delle membrane cellulari. Questo quindi, dopo aver testato, validato questi dati in una prima analisi, in un primo studio preclinico, quindi su modelli sperimentali di cellule, si è pensato di passare una sperimentazione naturalmente su un numero di pazienti importante sì, ma limitato come 60, e se i dati dovessero ancora confermare questo andamento ci muoveremo ulteriormente per ottimizzare il consumo di arance o eventualmente delle molecole che sono attive delle arance, quindi nutraceutici. È il dottor Domenico Catapano, il nuovo responsabile dell'unità operativa complessa di neurochirurgia del Bonomo di Andria. Ascoltiamo. Dare un maggior impulso alla neurochirurgia oncologica, cercando di ampliare ed inserire nuove metodiche chirurgiche per ridurre il fenomeno della migrazione sanitaria verso altri territori. È questo il principale scopo che il nuovo responsabile dell'unità operativa, dottor Domenico Catapano, si è prefissato nell'accettare l'incarico che ricopre dal mese di febbraio all'ospedale Bonomo di Andria. Sono ben contento di essere adesso in questa nuova realtà dell'ospedale Bonomo di Andria e col supporto della direzione aziendale, col supporto dei validissimi collaboratori, che sia medici che paramedici, che fanno parte della mia squadra e col supporto delle altre figure professionali che ho avuto modo di conoscere e già di apprezzare qui all'ospedale Bonomo, spero di poter dare il mio contributo alla domanda di richiesta sanitaria, di assistenza sanitaria della popolazione di questo territorio. Catapano ha svolto la sua attività principalmente presso l'ospedale Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo, dove ha operato per quasi 25 anni, interessandosi soprattutto ed in primo luogo della chirurgia del cervello e del midollo spinale, con particolare attenzione nel campo oncologico.
utilizzando quindi ampiamente tecnologia con il microscopio operatorio, la neuronavigazione, i monitoraggi neurofisiologici intraoperatori, l'endoscopia sia per il trattamento di lesioni cerebrali ventricolari sia per il trattamento di lesioni della base cranica, quali adenomi ipofisari eccetera eccetera, con approcci transfenoidali attraverso il naso. Ultima giornata di lavori ieri alla Borsa Internazionale del Turismo a Milano, una giornata che ha visto la Puglia ancora al centro dell'attenzione con una serie di appuntamenti ed eventi seguiti per noi, come sempre, da Emanuela Murari. A te la linea, Emanuela. Si chiude la Borsa Internazionale del Turismo, sono stati 3 giorni ricchi di eventi importanti qui allo stand della Puglia. I numeri sono esaltanti, confermano la regione come una delle mete preferite di italiani e stranieri. Ma l'obiettivo è quello di gettare un ponte dal mare con i suoi 800 km di costa all'entroterra, ricco di borghi, castelli e luoghi storici. Allora sentiamo un bilancio di questi giorni, di questa avventura della Puglia dai diretti protagonisti. È una grande soddisfazione, soddisfazione sia per quello che abbiamo potuto rappresentare in questi 3 giorni di BIT, cioè i risultati consolidati di lungo periodo, ma anche quelli del 2022 che sono stati resi noti negli scorsi giorni ma che verranno ancora sviscerati nel prossimo futuro, ma soprattutto le prospettive del prossimo 2023 e del lungo periodo, perché al rientro della BIT riprenderà il lavoro sul piano strategico regionale. Sarà un lavoro importante, molto focalizzato sui prodotti turistici, quelli di cui abbiamo parlato in questi giorni nelle varie conferenze e che hanno portato anche alla campagna di comunicazione che sta per essere lanciata a livello nazionale ma soprattutto internazionale. E questi tavoli ci daranno la possibilità di mettere in discussione le istituzioni locali, gli operatori, le associazioni di categoria, le professioni legate al turismo per innanzitutto aggiornare una strategia che è ancora molto attuale, quella Puglia 365, ma che oggi raccoglie nuove sfide. Le sfide intanto di qualificare l'offerta, di creare standard con livelli al di sopra di quelle che sono le aspettative di chi viene e chi vuole intraprendere un viaggio in Puglia, la sfida di riportare l'autenticità, il welfare e la felicità al centro di ogni nostro ragionamento, la sfida di continuare a pensare che il turismo è materia trasversale e quindi la presenza in questa BIT di tutti i miei colleghi è per noi un tavolo di un esercizio di confronto, di collaborazione importante anche su alcune criticità che ancora persistono nel nostro territorio. Un palinsesto unico dell'arte, della cultura, dello spettacolo in una regione che ha una quantità infinita di eventi legati a questi temi può apparire facile nella sua affermazione, declinazione lessicale. Invece è un'operazione estremamente complessa perché intanto segnala il superamento dei campanilismi, per cui tutti gli operatori, pubblici e privati, scelgono di mettersi insieme dentro un unico contenitore, un'unica programmazione, con l'obiettivo, come abbiamo detto ieri nella conferenza istituzionale, quella in cui abbiamo presentato i risultati e gli obiettivi, la prospettiva è quella di fare in modo che il turista, il visitatore, il cittadino temporaneo che viene in Puglia non scelga gli eventi culturali, di spettacolo, di arte una volta che è arrivato in Puglia, ma scelga di venire in Puglia in funzione di questa ricchezza infinita, dinamica, variegata, sconfinata anche territorialmente di offerta turistico-culturale. Oggi alla BIT è stata la volta della provincia di Barletta, Andria e Trani, una provincia tutta da scoprire con il suo mare ma con i suoi itinerari anche storici, le masserie, i castelli e il turismo religioso. I sindaci di questa provincia hanno fatto squadra, vogliono fare squadra per un territorio tutto da scoprire. Ascoltiamoli. C'è un territorio, la BAT, che è un territorio che deve crescere sul piano della cultura, del turismo, della promozione più che altro. E lo vediamo negli ultimi dati, purtroppo la BAT, ecco, rincorre un po' le altre province pugliesi, c'è bisogno di fare squadra, di lavorare insieme, di portare insieme una programmazione e far sì che i turisti non siano solo di passaggio, ma possano sostare e godere le bellezze del nostro territorio. E quali sono queste bellezze allora?
Su Barletta, ovviamente la sfida di Barletta, l'evento, il certame che si tiene a settembre, quest'anno tornerà il certame, ma anche la rinnovata esposizione del De Nittis, il nostro pittore impressionista che ha incantato Washington fino a qualche giorno fa e che da oggi tornerà nella nostra Barletta e potrà essere ammirata con un nuovo quadro che arriverà dagli Stati Uniti e offerto non solo ai cittadini, a chi vive nel territorio, ma anche chi ci verrà a trovare. Noi auspichiamo che ci siano maggiori arrivi, ma soprattutto maggiori presenze, e stiamo lavorando su questo terreno. Abbiamo tanto da offrire come provincia e in particolare oggi parleremo, nell'ambito di una conferenza stampa qui presso lo stand della Regione Puglia, dei cammini lenti, del turismo religioso, del turismo legato ai nostri riti più ancestrali, quindi alla nostra storia e alla nostra tradizione. È un settore che sta riscuotendo molto successo proprio perché crea un legame più stretto con turista e quindi un approccio emozionale con chi arriva e vuole conoscere completamente la storia del luogo che sta visitando. È una bella sfida questa, perché implica anche un cambio culturale da parte dei nostri concittadini, però credo che ormai il turismo sia diventato un importante volano di sviluppo per la nostra comunità, per le nostre comunità, e quindi tutti dobbiamo dare un contributo per diventare veramente un territorio accogliente e pronto ad ricevere un flusso turistico sempre maggiore. E che cosa si può fare per riscoprire questo territorio così bello? Ma intanto promuoverlo come territorio. È inutile affannarci ognuno di noi a promuovere la propria città, sono piccole città, per quanto tutte belle, ma da soli non si va da nessuna parte. Il mercato del turismo, come il mercato economico in generale, è sempre più globalizzato, quindi i nostri mercati sono quelli internazionali, penso al Giappone piuttosto che anche al Sud America, per cui la necessità è promuovere l'intero territorio, quello di tutto il Norbarese, della Puglia imperiale, la Puglia dei Castelli, le tante bellissime, i bellissimi tesori della nostra terra. Quindi questo credo che sia assolutamente l'ingrediente giusto per promuovere un territorio meraviglioso. Sono tante le bellezze che si possono scoprire in Puglia, dalla provincia di Barletta, Andria e Trani. Ci spostiamo in un altro luogo, una natura incontaminata, parliamo del Parco della Terra delle Gravine. Anche qui un territorio tutto da scoprire e inedito. Allora ascoltiamo i sindaci che ci parlano con passione dei loro territori. Il comune di Ginosa sta investendo nell'intero territorio che va dalle gravine, quindi dai famosi canyon naturali, al mare, con investimenti regionali, e quindi stiamo riqualificando sia il centro storico. Siamo partiti dal nostro villaggio rupestre, che è molto conosciuto, che è il villaggio della Rivolta, un villaggio di case grotte. Poi siamo passati alla chiesa madre, che è stata restaurata con degli affreschi bellissimi, e poi stiamo procedendo a rinforzare e a consolidare, dopo l'alluvione del 2013, anche il costone della chiesa matrice, quindi anche l'altra parte, che è quella del casale. Dopodiché stiamo passando comunque alla Marina, che è già insignita di numerosi riconoscimenti, che sono quelli della 24esima bandiera blu, la quarta bandiera verde e anche prossimamente anche la bandiera lilla, perché noi vogliamo tendere a far sì che Ginosa diventi una città a misura delle famiglie e dei bambini. E quanto ha così enucleato l'assessore regionale Lopane, cioè quello di fare sistema all'interno del territorio, credo che sia la ricetta vincente, perché il turismo territoriale possa funzionare e possa essere da attrattore per tutti coloro che vogliono visitare la nostra terra. Io ritengo che si debba parlare di territorio, poiché il turista che viene nella nostra zona deve poter resistere e insistere sul territorio per diversi giorni, e questo è possibile perché ogni nostra città ha una sua peculiarità, per cui si parte da una città e si fa un percorso sostenibile all'interno della natura che il nostro territorio offre, ma anche un percorso culturale, un percorso legato all'arte, a quella che è la storia del nostro territorio, un territorio che è caratterizzato
dalla Gravina, che è l'attrattore principale, dove ci sono state anche ci sono zone antropizzate, quindi già da tempo l'uomo ha vissuto in queste grotte carsiche all'interno della Gravina, che è l'attrattore principale. La Gravina di Petruccio si inserisce in quello che è un po' il paesaggio che connota tutta l'area occidentale della provincia di Taranto, e quindi questi solchi gravinali scavati dalla forza delle acque, che poi hanno visto anche protagonista un insediamento da parte dei nostri antenati, che lì hanno scelto di vivere e lì hanno scelto anche di rappresentare attraverso gli affreschi, attraverso delle rappresentazioni di fede, di tradizione, di religione, quella che era la loro, il loro culto legato ad alcune figure di alcuni santi. E in questo infatti la nostra città si caratterizza proprio per la presenza di alcune chiese rupestri importanti, di un pregio artistico e storico assolutamente di valore, che sono la chiesa di San Nicola, che viene definita la Cappella Sistina della civiltà rupestre, che vede anche il culto da parte di tanti turisti russi che arrivano a maggio nei nostri territori. E poi altre chiese rupestri, come la cripta di Santa Margherita, come quella di San Savino, di San Sabino, e quindi questo sta a testimoniare, ecco, quello che è il patrimonio di fede, di tradizione, di cultura, di arte, ma anche un patrimonio di tipo naturalistico, perché c'è una ricchezza dal punto di vista della flora, della fauna, molto importante proprio in quello che veniva citato prima, cioè la Gravina di Petruccio. Anche se noi siamo in collina, siamo a 110 metri di altezza, ma siamo distanti 19 km dal mare, però dal castello si vede il mare. E poi si vede un territorio meraviglioso che è la nostra terra. Pallagianello è al centro della zona occidentale di Taranto, è solcato dalla Gravina, a 42 km quadrati di territorio, è solcato interamente dalla Gravina, ma è una piccola matera, è una perla. Pallagianello è un paese stupefacente, dico sempre io, del quale chiunque viene non ne può fare a meno. E quindi ritorna nel nostro territorio. E Celimè Sapica è un posto dove ci si può sentire a casa, è un posto accogliente sia dal punto di vista dell'accoglienza umana delle persone di Celimè Sapica, ma soprattutto perché Celimè Sapica è un posto dove ci si può sentire realmente a casa, grazie a tutte le bellezze storiche, architettoniche, naturalistiche, paesaggistiche. Abbiamo un castello del 1600, abbiamo una storia antica dall'epoca dei Messapi, e lo dice il nome stesso della città, ma abbiamo tante bellezze naturalistiche, paesaggistiche, ad esempio ora la riqualificazione della ciclovia dell'acquedotto pugliese, che passa attraverso il nostro territorio, sta portando molto dei turisti che sono legati al mondo della bike, dei cammini, degli itinerari, e ci troviamo in sinergia con quello che è il lavoro che sta facendo la Regione Puglia sulla valorizzazione della bike destination e dell'economia dei cammini. La parola adesso dalla BIT passa a tutti coloro che vogliono visitare questa bellissima regione. Da Milano è tutto, linea allo studio. Dalla collaborazione tra l'Ufficio Scolastico Regionale della Puglia e la Brigata Pinerolo è nato il Cammino della Memoria, l'iniziativa culturale rivolta agli studenti delle quinte classi delle scuole secondarie di secondo grado pugliesi. Il percorso di approfondimento è partito da Barletta con l'incontro all'interno del Liceo Scientifico Cafiero. Vediamo. Fornire ai giovani un'occasione di approfondimento sugli avvenimenti storici legati al Giorno della Memoria, la ricorrenza internazionale del 27 gennaio istituita per commemorare le vittime della Shoah, attraverso un ciclo di seminari nati dalla collaborazione tra la Brigata Meccanizzata Pinerolo e l'Ufficio Scolastico Regionale della Puglia. E questo l'obiettivo del Cammino della Memoria, l'iniziativa culturale organizzata per ricordare lo sterminio e le persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati politici e militari italiani nei campi nazisti. Stiamo parlando di circa 700.000 internati che, con il loro valore e con il loro rispetto del giuramento prestato, hanno subito una deportazione, e tra questi 50.000 non sono tornati. La Brigata, con questo Cammino della Memoria in tutte le sedi dei reggimenti della Brigata in tutta la Puglia, ha iniziato questo percorso congiunto proprio a favore dei ragazzi, per mantenere vivo il ricordo di questi gesti eroici che abbiamo il dovere di ricordare, non solo perché è stata istituita una legge che istituisce la giornata della memoria dall'Italia nel 2000 e dalle Nazioni Unite successivamente nel 2005.
Gli incontri sono rivolti agli studenti delle quinte classi delle scuole secondarie di secondo grado delle città di Trani, Corato, Altamura, Bari, Lecce, Foggia e Barletta. Già da tempo qui al Cafiero noi docenti di storia e filosofia abbiamo realizzato dei progetti in collaborazione con l'archivio della Resistenza e quindi gli alunni hanno già attenzionato questa tematica. Quest'anno, grazie alla collaborazione con la Brigata Pinerulo, ovviamente questo insegnamento, questo nostro insegnamento si è caricato di un valore aggiunto. La testimonianza qui, la presenza qui oggi dell'esercito carica il nostro insegnamento di una tensione emotiva che sicuramente lascerà il segno nei ragazzi. Si offre come una testimonianza della collaborazione tra la scuola e l'esercito perché la memoria del Novecento possa consegnare non soltanto il monito per non ripetere gli errori del passato, ma offrire anche un esempio del coraggio dei soldati italiani che sicuramente va imitato e conservato. E ora, come ogni mercoledì, consueto appuntamento con la rubrica 120 secondi di fede, arte e cultura, l'approfondimento di Teledeon sui tesori delle diocesi del territorio pugliese. Nella puntata di oggi vi parliamo della chiesa di San Bernardino da Siena a Molfetta. La rubrica è a cura di Damiana Dorotea Sgaramella, realizzata con il contributo della struttura speciale comunicazione istituzionale della Regione Puglia. Bentornati ad un nuovo appuntamento della rubrica 120 secondi di fede, arte e cultura. Nella puntata di oggi vi raccontiamo alcune curiosità legate alla chiesa di San Bernardino a Molfetta. La ricca borghesia del tempo assunse un ruolo di rilievo tanto da unire il proprio nome alle cappelle e agli altari ancora tutt'oggi presenti all'interno. Un esempio di culto e di arte destinate a durare nel tempo. La chiesa di San Bernardino a Molfetta fu edificata sotto il pontificato di Innocenzo XII il 25 ottobre del 1699, la cui data di costruzione è documentata su una lapide apposta al suo interno. Annesso è l'antico chiostro, facente parte del convento quattrocentesco dei Frati Zoccolanti, sede oggi degli uffici comunali. La ricca borghesia locale assunse un ruolo di rilievo per la chiesa, unendo il proprio nome alle cappelle e agli altari, commissionando e donando prodotti di prestigio destinati all'arredo delle cappelle di patronato disposte lungo le due navate laterali. La facciata oggi si presenta con un'immagine di San Bernardino che regge tra le mani il monogramma IHS, Jesus. All'interno della chiesa, caratterizzata da tre navate divise da ampi pilastri, guardando a sinistra vi è l'altare della Crocifissione, databile intorno alla metà del Seicento, che ospita dal 1968 il fonte battesimale. A seguire la Cappella dei Passari, la cui costruzione in memoria di Lattanzio Passari è testimoniata da un'iscrizione. Al suo fianco l'altare dell'Immacolata, documento della cultura fiamminga meridionale, accanto al quale è collocata la statua dell'Immacolata Concezione. Percorrendo la stessa navata si nota l'altare dell'Adorazione dei Pastori che accoglie il dipinto del pittore fiandrese Gasparovic. Accanto vi è quello di San Francesco da Paola, dove il dipinto qui collocato può considerarsi a Molfetta una delle prime immagini del santo calabrese. In fondo, alla navata di sinistra, si apre la Cappella del Santissimo, che ospita il crocifisso ligneo databile intorno alla fine del Settecento. Nel corso degli anni, con le offerte dei fedeli, sono stati successivamente realizzati anche il coro di legno del secolo XVI, dietro l'altare maggiore, e nel secolo XVII l'organo, il più antico attualmente esistente nella città molfettese. Dopo l'altare maggiore, a destra, nella navata laterale, appare l'elegante altare in pietra di San Michele Arcangelo, al centro del quale il dipinto del grande Arcangelo, sempre di Ovich, è risalente al 1596.
Procedendo poi verso il fondo è possibile ammirare l'altare ligneo di San Salvatore da Orta, nella cui alzata è racchiuso il dipinto del santo che intercede presso la Vergine, che risale come l'altare alla seconda metà del 600 e ascrivibile alle maestranze locali. Da notare anche l'altare della Madonna del Soccorso, sulla quale è collocata la tela con la Madonna e i santi Giuseppe e Antonio Abate. Procedendo sullo stesso lato vi è l'altare della Madonna degli Angeli, dove è presente il dipinto del 1629 raffigurante la Vergine con bambino, incoronata dagli angeli, con in basso i santi Giuseppe, Francesco e Biagio Vescovo. E infine l'ultimo altare della navata è quello dedicato alla Madonna del Carmine, che ospita il dipinto di Maria tra Sant'Antonio e un santo francescano. Ognuno di questi altari mostra dei dipinti e delle decorazioni dalle caratteristiche uniche e singolari, segni imperituri del passaggio del tempo, ma della storia destinata a essere ricordata e tramandata per sempre. E con questa rubrica si chiude anche questo appuntamento con l'informazione di Teledeon, che torna domani, stessa ora, stessa rete. Per il momento non andate via e restate con i nostri programmi.